cari amici vicini lontani, bentornati. In questa puntata parleremo con Massimo Cirami, che interverrà in qualità di socio e ricercatore per la Federazione Ufologica Italiana. Si aggiornerà sugli UAP, la nuova sigla per gli avvistamenti UFO coniata dalla Air Force della Marina USA e delle novità dal Congresso degli Stati Uniti. Buon ascolto. Buonasera. Eccoci qua, benvenuto Massimo Cirami. Vai, catenati. Buonasera. Niente, dopo facciamo un breve assunto di quello che è il fenomeno UAP per poi riallacciarsi a quelle che sono le novità del 2022 e quelle che saranno per il 2023. Allora, il fenomeno che si è manifestato al pubblico a partire dal 1 dicembre 2018, ma i primi dati arrivarono al New York Times nel novembre del 2017, hanno reso partecipe il pubblico di questi fenomeni aerei non identificati, i UAP, Identified Aerial Phenomena. E da quel momento lì si era un po' scatenato un po' tutto il discorso se questi video erano reali o non erano reali, fino a quando ad aprile 2018 intervenne il portavoce della USNAVI dichiarando che i video erano di loro proprietà e che erano reali, che erano stati girati da dei piloti di F-18 Super Hornet. Dopodiché intervenne anche in modo parziale la politica nella veste del senatore Marco Rubio, che all'epoca nel 2018 era il capogruppo al Senato per i Democratici per l'Intelligence, che era abbastanza preoccupato dell'escalation di questo fenomeno e dei disagi che avevano i piloti, tant'è vero che ha formulato subito un decreto che diventò legge, dove tutelava i piloti, invitandoli, sia quelli militari che quelli civili, a fare i propri rapporti se avrebbero avuto segnalazioni e di allegare i propri rapporti anche documentazione video qualora ce ne fosse stata. Ma il senatore Marco Rubio non si fermò lì, perché all'epoca in carica c'era il presidente Trump, c'era il problema della pandemia e nella legge Omnibus, l'ultima legge che firmò Trump prima di dimettersi, che prevedeva degli stanziamenti per il Covid, degli stanziamenti per il riammodernamento della CIA, infilò la legge per la prima task force governativa sugli UIP e a fine 2021, a giugno 2021, noi pubblico abbiamo avuto modo di vedere un preliminare di rapporto di circa 10 pagine dove questa task force aveva scandagliato gli archivi per quello che erano le sue possibilità e i suoi poteri e aveva trovato 144 casi di fenomeni aerei non identificati, di cui solo uno venne spiegato come un pallone sonda, gli altri 143 rimangono di natura inspiegabile. In tutto questo calderone parlò anche il direttore dimissionario del Dipartimento Intelligence americano, dichiarando che parecchi di questi fenomeni rilevati anche con dei sensori satellitari avevano dei grossi problemi a spiegarli.
anche perché dei dispositivi che volano, che raggiungono delle velocità ipersoniche senza avere un boom sonico, erano un qualcosa che non si riuscivano a spiegare. Poi il loro modo di volare e il loro modo di muoversi sia fuori che dentro dall'atmosfera era un qualcosa di veramente che sfidava le leggi della fisica. Ma dopo tutto questo dibattere e creare anche interesse nella politica per capire il fenomeno di che portata era e che problemi poteva dare alla sicurezza nazionale, la senatrice Christine Gillibrand fece un emendamento per istituire un ufficio permanente per la sorveglianza dei fenomeni aerei non identificati. Questo emendamento, che era composto di 256 pagine e che è diventato legge il 2 di gennaio del 2022, aveva parecchi punti da espletare. Intanto di creare una sede distaccata dal Pentagono, autonoma, dove i funzionari potevano lavorare in questo ufficio, dove ci sarebbero state anche delle squadre che, se fosse stato necessario, sarebbero intervenuti nelle aree dove questi fenomeni si manifestano, e soprattutto il coinvolgimento della scienza per lo studio, per certificare se era possibile. Se è possibile, la natura e gli intenti di questi fenomeni aerei non identificati, perché per il momento non si capisce né la provenienza né che intenti abbiano nei confronti, in primo luogo, dei siti sia addestrativi, militari che balistici, perché i fenomeni sono stati registrati anche in prossimità di siti balistici molto sensibili, che in realtà dovrebbero rimanere e sono ancora tutt'oggi top secret, e anche questi avvistamenti che vengono fatti in questi siti sono ancora molto classificati, non se ne sa nulla sia di che cosa è successo, sia in che area specifica sia accaduto il fenomeno in questione che riguarda questi siti balistici. Questa legge ha avuto in questo anno fiscale dei rallentamenti che sono stati causati per lo più da dei alti funzionari del Pentagono che, come ben noto anche dalle ultime dichiarazioni che hanno fatto, non hanno nessuna intenzione di collaborare appieno per una maggiore trasparenza. Infatti hanno affermato che, anche se il Pentagono detiene decine e decine e decine di video atti FLIR, che sono quelli che girano dagli dispositivi a termocamera di cui sono dotati i caccia, questi video non verranno divulgati, non verranno resi pubblici, almeno per il momento. Questa è la volontà di alcuni alti funzionari del Pentagono. Il Congresso, che è il 17 di giugno di quest'anno, dopo 50 anni, ha istituito la prima udienza pubblica sugli UIP, una volta li chiamavano UFO, oggi li chiamano UIP. Dopo 50 anni hanno parlato un vice direttore alla difesa e un vice direttore dell'Air Force. E per tutto comodo hanno portato solo un video che alla fine dura quello che si dovrebbe vedere una frazione di secondo, perché è una sfera che passa a velocità impersonica e taglia l'aria, la traiettoria a un caccia e nulla di più. Anche se poi in aula sono stati anche presi di mira da senatori che hanno fatto determinate domande, tipo quella sul caso Maelstrom, del famoso comandante Robert Salas, che nel 1976 si trovò una base top secret balistica nu nucleare con 12 testate completamente disarmate, dopo che il terzo giorno questo chiamiamolo disco volante o palla di fuoco rossa si era presentato sui cancelli della base, e
e spegnendo qualsiasi dispositivo di natura elettrica, comprese le luci dei bagni. Però loro notarono che le 12 testate nucleari erano state messe in no-go e per riarmarle ci vollero dai 3-4 giorni. Su questo evento qua, il 17 di giugno, i funzionari che dovevano testimoniare alla prima udienza pubblica su UAP non hanno voluto rispondere, anche se conoscevano la vicenda, ma l'hanno considerata non di dibattito, di discussione di quell'udienza. Cioè, quindi, come dire, erano arrivati con un copione quasi, si può dire, scritto e in realtà non hanno risposto alle vere domande. Infatti c'è stata anche una presa di posizione da parte dell'opinione pubblica e anche del mass media, nel senso di dire: ma questi politici congressuali non si ribellano a un voler schivare le domande per cui sono stati chiamati anche certi senatori a presidiare l'udienza, dovrebbero rispondere alle domande che gli vengono poste e non di bypassarle e di rendere questa cosa un attimino sotto traccia. Dopo questa udienza qua si sono intersecate varie voci per quanto riguarda il Fiscal Compact Defense Act, che è praticamente una legge fiscale che racchiude una serie di emendamenti a cui l'anno fiscale per cui vengono emessi, che siano enti militari, che siano enti spaziali, che sia qualsiasi tipo di ente che fa parte del governo, che deve rispondere al governo degli Stati Uniti, si deve attenere. E sembra che nel Fiscal Compact del 2023 non verranno più chiamati UIP, ma verrà aggiunta una A, che vuol dire aerospaziali. Quindi sembra che la pista dronica dei droni, quella che viene molto osteggiata dai mass media, specialmente quelli europei, e di quale il pubblico pensa che sia la risoluzione di questo enigma, verrà abbandonata. Cioè, qui non il governo degli Stati Uniti e il Dipartimento della Difesa non pensa più che siano droni con una tecnologia terrestre, pensa che siano dei dispositivi aerospaziali, li chiama aerospaziali. Non si pronuncia sulla natura, non lo fa il Pentagono, però allo stesso tempo, se non pronuncia la natura in funzione degli extraterrestri, non scarta neanche questa ipotesi. Cioè, questa ipotesi è sul banco al pari delle altre, specialmente su quei dispositivi che hanno dato dimostrazione di poter volare sia nello spazio che nell'atmosfera che nel liquido, cioè immergendosi nel mare. E volano in queste tre modalità con le stesse propulsioni, la stessa potenza, senza accusare alla che minima che ben minimo disagio. Quindi i militari si trovano davanti a delle prestazioni e un'ostentazione di una tecnologia che è molto, ma molto più avanzata della nostra. Tanto per citare una persona competente, citiamo il capo armamenti Sam Kyle, che era il capo armamenti nel 2004 per Princeton Nimitz dello Strike Group Carriers, che praticamente sono quelli che hanno avuto l'esperienza dei famosi tic-tac, così denominati perché sembravano dei tic-tac lunghi 12 metri che avevano delle capacità di volo molto straordinarie. Sam Kyle alla CNN, quando è stato ospite insieme a Christopher Mellon, vice segretario aggiunto alla difesa, colui che ha portato i video al New York Times, personalmente lui l'ha potuto dire da civile, non più da militare perché non è più in servizio attivo. Lui personalmente ha detto che questi fenomeni che lui ha potuto osservare in sala radar nella Princeton possono avere comodamente una tecnologia che
e avanti alla nostra dai 100 ai 1500 anni. Se lo dice un capo armamenti che è una figura che dovrebbe prendere delle decisioni e che ha le capacità e le conoscenze per sapere quello che vola nei nostri cieli, sia di non classificato e classificato, sia da parte nostra, cioè sia da parte statunitense che dalla parte della concorrenza, se lo dice un personaggio così, del genere, che ha probabilmente una cultura molto più pertinente su questo argomento, qualcosa di veramente incredibile, lui in sala radar l'ha visto. Ma infatti sul caso Nimitz, il Dipartimento della Difesa, quando si trovò davanti a questi fenomeni che risalgono al 2004, diede un mandato a degli scienziati che oggi risiedono e hanno le cattedre in università molto prestigiose. Il CEO dell'SCU, la coalizione scientifica che studia gli UAP, è Robert Powell, uno dei maggiori esperti in nanotecnologia, che era coadiuvato da altri scienziati che hanno un grande background sulla fisica cinetica, hanno potuto, tramite domanda FOIA, accedere ai tracciati radar SPY 1 della Princeton. E avendo queste equazioni, perché alla fine i sensori oggi traducono quello che rilevano con delle equazioni, avendo queste equazioni in mano e vedendo cosa esprimevano, quali erano i giri di forza a cui questi oggetti si erano sottoposti, le velocità, gli spostamenti che loro riuscivano a realizzare, scienziati di questa portata qua hanno scritto molto tranquillamente che queste prestazioni non sono replicabili dalle nostre arti e scienze note. Cioè vuol dire che questi signori che sono i massimi, fra i massimi esperti in certe materie che insegnano nelle università, per quello che conoscono loro, non è possibile per le nostre tecnologie sopportare certe forze cinetiche. Si parla di diverse centinaia di G di forza e loro, come caposaldo della tecnologia che noi possiamo esprimere, hanno preso l'F-35, che ha un cedimento strutturale che si aggira intorno ai 13,5 G di forza. E vedendo che questi oggetti molto comodamente potevano anche esporsi a diverse centinaia di G di forza, circa 700, che tradotti in una pressione sullo scafo erano circa 1049 tonnellate al secondo, secondo questi scienziati non era possibile che non solo avere una tecnologia di costruzione che permettesse a livello strutturale di reggere queste prestazioni. Quindi, quando poi si vanno anche a toccare praticamente i quantitativi di energia che hanno usato questi oggetti per compiere manovre molto particolari, tipo scendere da 80.000 piedi, che sono circa 24,5 km, a 15 piedi sopra il livello del mare in meno di un secondo, dai calcoli che hanno fatto loro hanno usato 110 gigawatt alla decima, che per dare un parametro corrisponde all'intero fabbisogno annuo di energia nucleare che produce gli Stati Uniti d'America. Questi oggetti qua l'hanno usata in meno di un secondo, quindi capiamo da questi dati qua che emergono dai vari studi che sono stati fatti su questi avvenimenti reali, che è molto difficile accostare una tale tecnologia a che ben che sia un qualsiasi paese o stato che soggiorni sul nostro pianeta. Infatti, su diverse riviste,
specializzate tipo Air Force, il Pentagono ha fatto una dichiarazione molto chiara. Noi per scelta non abbiamo attribuito la natura extraterrestre ai fenomeni UAP, ma nello stesso tempo non scartiamo questa ipotesi per il semplice fatto che i nostri servizi, e quando dicono servizi si rapportano con i servizi di intelligence, non hanno trovato questi tipi di armamenti né negli armamenti della Cina, né negli armamenti dei russi e né in nessun altro paese terrestre. Quindi il dubbio che siano tecnologie di provenienza interplanetaria esiste anche ai massimi livelli del Pentagono. Ma perché loro affermano questo? Non è che hanno mandato gli omarini in avamposto per scoprire se i russi hanno o non hanno, i cinesi hanno o non hanno. Oggi ci sono dei satelliti spia avanzatissimi che, se vogliono, alla mattina ci contano quanti pezzi di carta igienica noi usiamo per andare a fare i nostri bisogni. Quindi i statunitensi, i russi, i cinesi e altri paesi con una certa tecnologia militare molto avanzata e dotati di satelliti spia sanno reciprocamente quanti bulloni hanno e quante saldature fanno negli ultimi artefatti che testano. Perché li vedono dagli satelliti spia che hanno. E se gli Stati Uniti hanno affermato che non hanno potuto rilevare nessuna tecnologia che sia uguale a quello che loro chiamano fenomeni aerei non identificati negli armamenti, vuol dire che non hanno rilevato su altre paesi terrestri avanzamenti tecnologici pari a quella portata. Quindi si interrogano, quindi emettono leggi votate all'unanimità che devono dare una risposta per primi al Congresso e a chi governa gli Stati Uniti su cosa vola nei loro spazi aerei. Per fare questo stanno cercando di scomodare la scienza, una delle prime coalizioni che viene citata è proprio l'SCU perché ha già esperienze di studio in questo settore, e poi c'è il progetto Galileo che spicca, dove abbiamo un italiano che fa parte del progetto Galileo, che adesso non ricordo come si chiama, comunque c'è un italiano che lavora per il progetto Galileo che è capitanato dall'astronomo Avi Loeb, che è stato già ricevuto negli Stati Uniti dal Dipartimento Intelligence americano per quanto riguarda i fatti di Oumuamua, cioè praticamente l'avvistamento che hanno rilevato in contemporanea i più importanti telescopi, quindi astronomi del nostro pianeta, dove erano tutti concordi che non era un asteroide, che non era una cometa, che la sua forma era ben definita, una tavola da surf col di sotto arrotondato lunga 400 metri dalla superficie liscia, che viaggiava a una velocità costante per una velocità costante dentro il nostro sistema solare per 11 giorni, aveva una velocità di 88.000 km orari. Ma quando poi ha deciso di prendere praticamente l'orbita solare, gli astronomi hanno potuto notare che quando ne è uscito ha avuto un'accelerazione molto importante su se stesso, che gli ha permesso in 2 secondi e mezzo da uscire dal raggio conico di visuale del telescopio. Quindi vuol dire che ha avuto un'accelerazione molto importante. Adesso io non ricordo i calcoli che hanno fatto di quanti chilometri allora abbia potuto accelerare, comunque per uscire da un raggio conico in 2 secondi e mezzo
deve essere stato qualcosa di veramente impressionante. Quindi possiamo dire che gli astronomi anche nel nostro sistema solare hanno rilevato per la prima volta qualcosa che non avevano mai visto e che non apparteneva a un corpo classico come quello di un asteroide o di una cometa che interseca il nostro sistema solare e fa il suo tragitto nei modi convenzionali. Questo oggetto qua di giorno appariva molto luminoso, quindi probabilmente era di una superficie metallica e rifletteva la luce. Avi Love ne ha parlato negli Stati Uniti circa maggio 2022, in varie trasmissioni, in cui era praticamente affiancato dal presidente degli astronomi statunitensi. Quindi, nell'ambito astronomico, chi magari ne mastica sa che i maggiori astronomi concordano quasi tutti su quello che ha potuto rilevare Avi Loeb da il suo punto di osservazione di Harvard, che ricordiamo, Harvard è una buona e prestigiosa università che ha praticamente investito anche molti fondi per avere un telescopio di altissimo livello e altre strumentazioni di misurazione che Avi Loeb ha descritto per definire la forma reale di questo oggetto, ripeto, lungo più di 400 metri che viaggiava nel nostro sistema solare. E questo per dirvi che la scienza, quella un po' più equipaggiata e che studia questi tipi di fenomeni o che viene chiamata in causa dai governi, sta cominciando a dare dei responsi su determinati fenomeni. Quindi magari sui giornali la gente a volte legge: no, ma sono droni cinesi, no, ma sono droni russi, e non è proprio così semplice, non è proprio così risolto il quesito, perché se no non si capirebbe perché gli Stati Uniti stiano investendo qualche soldino per poter studiare il fenomeno in un modo molto più preciso. Io sento dire anche che tutta questa azione qua è solo per spillare dei soldi a livello governativo, che chi dice una cosa del genere probabilmente non riesce a capire che cos'è un fiscal compact defense, dove l'erogazione per gli apparati difensivi di cui è dotata gli Stati Uniti d'America sono un'erogazione di molti miliardi di dollari che hanno delle cadenze ben precise. Adesso, fra un po', ne erogheranno circa 800 miliardi di dollari che non servono per, come qualcuno ha detto, speculare sul fenomeno aereo non identificato, servono per sostenere la grande flotta aeronavale, quella di terra, e altre funzioni che hanno gli apparati militari. Ricordiamoci che l'Air Force è dotata di 200 F-22 Raptor, cioè i caccia di quinta generazione, che sono costati circa 100 milioni di dollari cada uno. Li hanno tutti prodotti negli Stati Uniti, coinvolgendo 47 stati e quindi industrie che loro avevano in casa per fare tutti i componenti di cui l'aereo è dotato. È un caccia di quinta generazione, è il più letale, è un caccia incursore, ha un'avionica ibrida, vuol dire che in un unico monitor il pilota vede tutti i dati. Ricordiamoci che le aree hanno circa 2000 sensori. Non ha un'arma visibile, può colpire anche da un miglio di distanza con una precisione incredibile. Io dico questo per dire che cioè, le tecnologie espresse sono visibili. Poi la gente parla di tecnologia black budget.
Allora, una tecnologia visibile come l'F-22 Raptor è costata circa di prototipo 2 miliardi e mezzo di dollari. È stata fatta dalla Lockheed e la Boeing in società, perché il progetto era molto costoso e una singola azienda non si è presa la responsabilità di accollarsi tutto l'appalto, perché se sarebbe, non sarebbe andato in porto, sarebbero stati dolori per l'azienda. Quindi è stata una condivisione. Il progetto è stato un successo ed è nato proprio perché i satelliti spia avevano visto che i russi avevano costruito un caccia che era il doppio dell'F-115. Quindi sono corsi ai ripari, hanno costruito un caccia non più grande, ma hanno costruito un caccia molto più performante, con dei nuovi propulsori, ha la capacità di viaggiare a velocità ipersonica per circa 1,5 miglia, può rimanere in hovering per circa 7-8 secondi, mentre gli UIP osservati dai militari si permettono anche di rimanerci in volo continuo circa 11 ore. Quindi vedete che fra le tecnologie nostre e queste non identificate ci sono delle distanze molto siderali. Uno UAP ha un'accelerazione istantanea da 0 a 25.000 km/h in poco meno di un secondo. Attualmente è uscita la notizia che nei cieli di Kiev gli scienziati ucraini, tramite l'ausilio di strumentazione per il rilevamento astronomico, hanno trovato diversi dispositivi che sono nei loro cieli e che si muovono a 15.000 metri al secondo. Di chi sono? Cosa fanno? Che provenienza hanno? Non si sa. Potrebbero essere terrestri, come non potrebbero essere terrestri. Il fatto stesso che rilevino degli spostamenti di una portata così importante crea un dubbio. Certo, le possibilità che possono essere tecnologie terrestre ci possono essere, ma sono abbastanza remote, perché questi spostamenti qua, anche fatti da droni, per quello che ho detto prima, secondo le nostre tecnologie di costruzione per la resistenza strutturale delle pressioni cinetiche a cui si sottopone, sono un po' improbabili. Questo io lo dico perché un prototipo costa milioni di dollari. Quindi, siccome anche nei cieli statunitensi ne sono stati avvistati di diverse forme e di diverse dimensioni, non è che qui si possa sfornare dei prototipi come fossero pagnotte, cioè hanno un costo enorme. Quindi, anche se fossero stati fatti a black budget, bisogna renderci conto che certe cifre non possono passare in modo inosservato dalle casse di una nazione, perché quando parliamo di miliardi di dollari, la cosa non è che può passare inosservata. Poi tutto è possibile, tutto può essere lecito a certi livelli e tutto può essere tenuto nascosto. Ma per il momento gli scienziati che hanno avuto la possibilità di poter analizzare certe prestazioni, loro hanno dato il loro responso, cioè che queste prestazioni non sono replicabili dalla nostra tecnologia. Questo è attualmente lo scenario. Le leggi sono fatte per andare un po' più a fondo, per studiare la natura e gli intenti di questi veicoli qua, e possibilmente o abbatterne uno o catturarlo per capire la loro propulsione. Questo dicono le leggi in materia UAP negli Stati Uniti d'America. Quindi chi pensa che siano un po' delle sciocchezze, sbaglia, perché negli Stati Uniti la questione è stata presa in modo molto serio. Anche un nostro generale che ha parlato alla NATO l'anno scorso, di cui adesso mi sfugge il nome, ha detto chiaramente
che gli UAP sono un pericolo per gli spazi aerei e per il traffico aereo, perché vengono avvistati anche dai piloti civili, poi magari in Europa i loro rapporti vengono ancora tenuti in modo molto classificato, perché questa questione qua in Europa per il momento non è un motivo per la quale bisogna sollevarla, perché dopo troppe domande e troppe storie su questo discorso qua che viene accostata agli UFO e che qui in Europa e per le nostre culture, anche quella italiana, viene anche irriso per chi lo studia e per chi lo ha praticato come ufologo per tanti anni, è rimasto questo stigma. In realtà la scienza altrove sta cominciando a mutare a certi livelli, e questo per il momento viene un attimino dalla scienza che c'è qua in Europa, tranne alcuni soggetti, non viene ancora preso in considerazione in modo serio come stanno Massimo, facendo altrove. Massimo, Prego. allora, siccome mancano ancora 10 minuti, volevo Sì. farti una domanda vecchia questa qua, perché volevo già farti l'altra volta, dopo mi è andata fuori di testa, faccio ammenda se vado un po' fuori tema, ma devo Prego. dirtela perché sennò è cosa da anni. Allora, mi ricordo negli anni 60, quando ero bambino, che quando si parlava di UFO, gli UFO venivano disegnati a mo' di elmetto inglese o piatto rovesciato. Ho notato dagli Sì. 80, dagli anni 80, 90 in poi, adesso hanno cambiato forma tipo stealth. Anche gli UFO hanno una moda? Beh, io dico che all'epoca si vedevano i dischi volanti e probabilmente lì bisognerebbe un po' più indagare di che reale natura sono questi dischi volanti. Poi io penso che come noi in circa 60-70 anni abbiamo avuto un'evoluzione e una performance sia in campo aeronautico che in campo automobilistico, io non vedo perché, se siamo visitati da civiltà molto più avanzate di noi e praticamente hanno anche delle tecnologie di costruzione molto diverse dalle nostre, io non vedo se ci riusciamo noi a fare dei modelli di auto nuove, perché non ci devono riuscire loro a fare dei modelli di velivoli aerospaziali molto più performanti e molto più aerodinamici per la loro tecnologia, non per la nostra. Ok, grazie. Prego. Possiamo dar spazio alle domande se c'è qualcuno che vuole farle? No, no, chi vuole fare delle domande sono disponibile. Buonasera Massimo. Buonasera. Senti, sono Silvia. Non sono Buonasera Silvia. convincente della tua, diciamo, preparazione, che è molto evidente su questi fenomeni extraterrestri. Io sono molto razionale, ma non riesco a capire perché. Hai parlato di realtà più intelligenti, no? Mi è sembrato almeno. Allora, queste realtà più intelligenti, perché secondo te, come uomo, come studioso, non riescono a mettersi in contatto con noi? Questo è il mio punto di così, che mi lascia un po' Allora, perplessa. secondo me ci Scusa la sono, domanda molto no, è banale. una domanda molto pertinente e sempre attuale. Io da studioso penso due cose. Questi esseri qua non interagiscono direttamente con noi e non cercano un contatto per il momento, per due fattori molto predominanti. Uno è il libero arbitrio. Cioè vuol dire che ci lasciano fare fino a un certo punto quello che vogliamo, e ci lasciano fare il nostro percorso evolutivo
in modo indipendente, perché se loro si palesano, garantito al limone che la prima cosa che noi gli chiediamo è tecnologia e cure mediche. Non è che non le vogliono dare, secondo il mio punto di vista. E noi dobbiamo pensare che un essere che non fa parte del nostro pianeta probabilmente non ha una logica che si avvicina alla nostra, una logica molto diversa. Se loro farebbero una cosa del genere, sarebbe più il danno che il beneficio, perché se queste civiltà hanno un'evoluzione che può essere anche pari a 1.500.000 anni avanti a noi, quell'evoluzione che loro hanno raggiunto non gliel'ha regalata nessuno, ma se la sono guadagnata. E di conseguenza, se noi dobbiamo essere una razza nel futuro predominante a livello intergalattico, ci dobbiamo arrivare con le nostre forze e non con l'aiuto, perché se oggi loro ci dessero tecnologia, eventualmente anche cure mediche, forse non saremmo capaci di gestirle. Quindi uno dei motivi molto forti per i quali loro non amano o non vogliono avere per il momento dei contatti a livello massivo è questo. L'altra forte ipotesi è che loro ci abbiano costruito, e sempre per dei presupposti di vedere se noi siamo in grado, come possibilità di evolverci, non interferiscono in alcun modo, a livello di contatto diretto con la civiltà terrestre, ma la osservano e la controllano, perché oggi la realtà che noi siamo pieni come un uovo di testate nucleari a diversi livelli. Questo potrebbe essere un pericolo per l'ecosistema di questo pianeta. E se su questo pianeta loro hanno anche inciso terraformandolo in tempi non sospetti, perché la vita possa evolversi e anche un modello di vita intelligente, questo tipo di pianeta probabilmente non lo vogliono perdere. E quindi se noi adoperassimo delle armi di distruzione di massa per negligenza o follia o irresponsabilità di pochi a danno di molti, probabilmente il libero arbitrio forse verrebbe violato. E allora in quel momento lì, magari forse si avrebbe la notizia di un loro intervento plateale, però questo per il momento non accade, grazie a Dio non siamo arrivati a ciò, anche se le notizie che arrivano dal cuore dell'Europa tengono tutti un attimino col fiato sospeso a vedere come si conclude le vicende che riguardano Russia e Ucraina e magari altre fazioni militari che stanno controllando la situazione. Per il momento siamo ancora in una forma precaria di equilibrio. E è vero che nel 2022 non ci dovrebbero essere queste cose, però noi siamo in realtà ancora una razza molto giovane e una civiltà molto giovane che ancora ha dei forti problemi legati agli aspetti geopolitici territoriali, dettati anche dal discorso piramidale su cui abbiamo fondato o hanno fondato l'economia di questo pianeta, che per alcuni versi è dato degli effetti di benefici economici in una parte del pianeta e poi ha causato in un'altra parte del pianeta magari dei danni di cui poi ne faremo ne prenderemo le dovute conseguenze. Io avrei una domanda, se possibile. Prego. Volevo chiedere cosa ne pensa degli UFO tra noi, della teoria degli Sì, UFO
che camminano insieme con Allora, noi. questa cosa, più che gli UFO, degli alieni forse, perché gli UFO tra noi sono stati dichiarati reali. Gli UFO sono gli apparati tecnologici, gli alieni dovrebbero essere le entità Sì, biologiche. degli alieni volevo dire. Ecco, sì, perché poi una persona si aspetta un alieno molto diverso da noi, quindi distinguibile. Io penso che certe specie di alieni vivono fra noi o si muovono fra noi, hanno delle caratteristiche ben particolari, però sono anche molto simili a noi, possono essere molto alti, molto asimmetrici, con una muscolatura molto sviluppata e anche magari con qualche potere telepatico che quando magari passano in una stazione riescono a distogliere lo sguardo e l'attenzione su loro stessi da parte degli umani senza che noi ce ne accorgiamo. Sono esseri molto più evoluti di noi, probabilmente hanno anche delle capacità molto diverse da noi, o no, più che diverse, molto più sviluppate, perché qui hanno fatto passare le capacità extrasensoriali per qualcosa di fantasioso, mentre nella scienza ci sono dimostrazioni di gente che ha dei poteri come medium, della gente che riesce a spostare dei bicchieri, della gente che riesce a piegare del ferro con la forza mentale, e su cui ci sono anche dei documenti molto ben precisi e rilasciati tramite il Freedom of Information Act, che la CIA ha investito molti soldi su certi tipi di esperimenti sulle capacità mentali di alcuni soggetti che le avevano già in un modo abbastanza naturale sviluppati e in modo evidente. E quindi la scienza accademica ha detto che è tutta fuffa, mentre la CIA ci ha investito vagoni di soldi per studiare certe capacità sensoriali e mentali che in alcuni esseri umani sono più sviluppate che nel resto della massa. Massimo, ancora un Sì, minuto. prego. Ah, Ancora. ho ancora un minuto. Io intanto questo minuto prego, io questo minuto lo utilizzo per ringraziare la Federazione Ufologica Italiana che mi ha accolto nella loro casa in un modo splendido, che mi dà queste possibilità di potermi esprimere anche e soprattutto a nome loro. Ringrazio Dario Del Buono che mi dà sempre la possibilità di venire da voi ad ascolto e parola, offrendomi queste opportunità, e io spero che nel futuro l'ufologia non sia più un calderone di narrazioni molto fantasiose, ma che l'ufologia diventi un ibrido fra divulgatori e scienziati che portino delle prove di stampo scientifico che non mettono più in dubbio la realtà di questo fenomeno, ma che soprattutto creano delle frontiere di nuovo studio su cui l'umanità si dovrà confrontare in futuro. Possiamo concludere con un arrivederci? Io ogni volta che ascolto e parola mi inviterà, darò la mia disponibilità. Bene, allora scaldiamo i motori per la prossima volta, ok? Io vi ringrazio e vi auguro a tutti buona serata.